Ciao Mari. Ciao Ale, eccoci qua, subito dopo la diretta. Ci siamo per far vedere una cosa molto carina, a me è piaciuta. Non l'ho finita non l'ho finita ancora di montare, che così la concludiamo dopo, ma abbiamo pensato oggi di farvi vedere una scatolina e, durante la telescrap ci siamo un po' concentrate su quelle che sono le cerimonie varie, allora abbiamo pensato di fare una scatolina a fiammifero, ma quadrata. Bellissimo. Quindi io partirei subito a fare la scatolina, perché poi il decoro è un semplice giro di twine e sopra ci possiamo incollare un sigillo in cera lacca, o magari abbiamo pensato anche ad una coccardina. Bello. Eccola qua. Quindi vado subito a farvi vedere come ho fatto la scatola. Vediamo. Allora, sono partita da una cartoncino 10x10, sì. E adesso andiamo a cordonarlo su tutti e quattro i lati a 2 centimetri. 1, 2, 3 e 4, il quarto. Ecco qua, lato. Lato. Uso questa carta che è da una parte liscia, da una parte a pois, e per fare la base della scatolina utilizzo, lascio il fuori questo, il quadrato, il nero, scusami, la parte scura. Quindi vado a ripassare le pieghe e poi vado a tagliare a destra. Io inizio sempre dall'ultimo quadratino di destra e vado a fare una piccola V. In questo modo, tutti e quattro i lati. Senti come sono silenziosa, come sto osservando. Sì, vedo, stai facendo il corso. Sto facendo il corso con te. Sì, so che ti affascina vedere sempre. Fare e fare le scatoline. Sto prendendo spunto. Prendi spunti, brava. Quindi, una volta fatto questo, andiamo ad utilizzare un po' di colla. Andiamo a mettere la colla nell'imbetti. Io solitamente me la metto subito in modo tale che la colla in qualche modo incomincia ad asciugarsi, così quando vado a chiudere la scatolina mi si incolla subito. Ah, ok. Quindi vado a schiacciare. Questo è un cartoncino abbastanza spesso, perché è un cartoncino da 250 grammi, quindi ci mette un attimo di più, ma una volta che si asciuga avrete una scatolina bella solida. Ecco qua. Così e così. Si è attaccata subito. Invece vedi, io metto un lato, invece adesso mi ha dato questa idea. Tutti quanti insieme si fa prima. Sì, si fa più veloce perché lei aderisce praticamente istantaneamente. Sì. Adesso, con la striscia che avevo tagliato, che quindi ho fatto su un 30x30, ho tagliato delle strisce da 10 centimetri, vado a sfruttare questa per fare l'involucro, quindi la parte che poi va a coprire la scatolina. Come dobbiamo muoverci? Ci muoviamo in questo modo, che dobbiamo calcolare la larghezza della scatola e l'altezza per 2, okay, aggiungendo giusto un paio di millimetri, perché appunto va a rivestire, quindi viene da sé che è un pochino più grande, ma noi andiamo a cordonare proprio come un sarto fa un vestito su misura, quindi andiamo a cordonare proprio sopra la nostra scatolina. La larghezza della fascia, siccome la scatola è 6 cm, la faremo di 6,3, perché comunque diamo spazio al fatto che è un po' flette. Okay. Quindi andiamo a 6,3, 1, 2, 3, io la lascio sui 20 centimetri, in realtà ce ne serviranno 18, okay, però la lascio tutta lunga e la taglio dopo, così okay, sono sicura. La prima cordonatura comunque la faccio a un centimetro abbondante, in modo tale che è la prima letta, e mi avvicino proprio alla mia scatola e faccio questo lavoro qua. Scusa, il contrario, perché abbiamo detto che fuori mettiamo il pois.
in questo modo. All'incirca ti dico già che questa è, vedi, certo, faccio un segnetto, e sarà, me lo misuro subito così dopo, sarà circa 2 mm, 2 cm e 2. Quindi vado a fare la prima cordonatura, vedi, dall'ultima cordonatura 2 cm e 2. Riprendo. Prendi la misura man mano, in sostanza, sì, che lo trovo molto, sì, più veloce, poi, una, pulito, sì, preciso. Esattamente, non rischiamo, ma questo è per la prima volta, perché una volta che se lo dobbiamo fare in serie, certo, noi già sappiamo che più o meno devo fare 2.2, certo, 6.4 e via dicendo. Quindi a questo punto riprendo il segno anche qua. Ok. Rivado a fare proprio la cordonatura così. Che era proprio di 6,2, sì, e quindi faccio un'altra da 2,2 perché c'è di nuovo l'altro lato, certo, il laterale e il laterale, ma il laterale finale lo questo è il laterale, il finale lo lascio per ultimo, perché, okay, adesso che vado a rivestirla mi posiziono in questo modo, vedo sin dove devo spingermi, okay, e quindi la faccio un taglio, mi prendo un segno e taglio indistintamente. Certo. A questo punto faccio un'ultima prova per essere sicuri e certi che non ho fatto troppo corto, mm-hmm, è perfetto, o troppo lungo. Perfetta. Diciamo che qui sono andata perfetta, possiamo dirlo. E allora a questo punto andiamo a mettere la colla. Per aiutarci faccio proprio così, in modo tale che posso incollare, sì sì, ho proprio ampio spazio. Vado a mettere colla su tutta la superficie. Vado a chiudere. E la nostra super scatolina è già finita. Come vi dicevo prima, basta girare un po' di twine intorno, un piccolo nodino al centro, se vogliamo appunto fare questa decorazione, poi sopra ho una coccarda o a scelta un timbro di ceralacca. Wow Mari! Ti bene, ringraziamo di nuovo per questi, grazie a voi, super, grazie a te che ci dai. E niente, noi ci vediamo alla prossima ispirazione. Ciao! Ciao.